Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Ciao a tutti, long time no see. Wow, è passato tanto tempo da quando mi sono seduta e ho cominciato a registrare un video per YouTube. Questi mesi sono stati veramente fuori di testa. Abbiamo rilanciato tutto Bloomwell, è uscita la nuova versione di Bloomwell, se non l'avete vista andate a vederla, ma non parleremo di Bloomwell in questo video, se non per un pochino, perché mi ha praticamente risucchiato l'anima. Ovviamente sono super felice di averlo fatto, telefono che squilla interrottamente tutto il giorno, e sono super super contenta. Soprattutto di aver dedicato così tanto di me stessa a questo progetto, cioè sinceramente credo di non aver mai lavorato così tanto e la cosa mi rende molto molto fiera. Come sapete, ogni anno faccio un piccolo video recap delle cose che sono successe, solitamente lo faccio un po' verso più la fine dell'anno, all'ultimo, ma quest'anno arriva ora, ho voglia di parlare, ho proprio voglia di raccontarvi. Allora, quest'anno lo definirei come un anno di semina, ok? Cioè, praticamente, se ripenso l'anno scorso ho fatto e ottenuto molte più cose. Ho pubblicato il mio libro, ho partecipato e parlato in un TEDx. Quest'anno no, niente, quest'anno proprio niente di tutto questo. E lo reputo proprio un anno di semina, cioè piuttosto che farmi prendere tipo dal panico, oddio no, quest'anno ho ottenuto di meno dell'anno scorso. Cioè, secondo me ci sono anni in cui semini e anni in cui raccogli. E quindi l'anno scorso ho raccolto, quest'anno semino, sperando l'anno prossimo o quello dopo ancora, o comunque prima o poi, a un certo punto della mia vita, magari riraccogliere qualcosina. E questa prospettiva, sarò sincera, mi piace molto perché sapete, io sono un po' una persona che vuole sempre dare di, cioè vuole sempre ottenere di più. Ci sto lavorando su questo, cioè del tipo accontentati un pochino. E quindi vedere che questa mia prospettiva di quest'anno è comunque positiva. Mi rende felice, ecco perché comunque ve ne parlo. Poi, dal punto di vista fitness, che quest'anno è un argomento bello, bello. Sono molto contenta perché da settembre ho un po' cambiato il mio approccio, grazie anche un po' al cambiamento che ha avuto, la piattaforma. Cioè, praticamente tutto l'anno scorso io registravo gli allenamenti per la piattaforma, ed essendo degli allenamenti completi, fatti tutti dall'inizio alla fine, praticamente i miei allenamenti erano quelli che registravo per la piattaforma. Questo meraviglioso. Dall'altro lato, punto di vista, no, l'allenamento per me era diventato lavoro, cioè dovevo ogni volta che mi allenavo, giustamente, spiegare ogni esercizio, descrivere, cioè non potevo mettere la musica, star zitta e dire alleniamoci, cioè, non funziona così sulla piattaforma. E quindi per me l'anno scorso, comunque prima parte di quest'anno, l'allenamento era diventato non troppo più un momento mio. Da settembre, con Silviembre, mi sono messa d'impegno a dedicarmi di più il momento dell'allenamento. Mi è venuto incontro il cambiamento della piattaforma, che prevede sempre dei video. Tutti i video registrati all'inizio e alla fine, ma la frequenza con i quali devo registrare è diminuita molto. E quindi mi sono ritrovata a potermi finalmente allenare per dedicarmi un momento, per chiudermi fuori dal mondo e stare zitta, essere arrabbiata o sfogarmi. Cioè, era venuta un pochino meno la parte terapeutica dell'allenamento, che sono contenta di aver recuperato. Controlliamo sempre che il microfono sia inserito, non si sa mai che qua parla Vanvera e poi lo cancella tutto.
E quindi proprio quest'anno ho sentito ancora di più e rivalutato ancora di più la potenza che l'allenamento ha per il mio benessere mentale e fisico. E quindi questa cosa di andare ad allenarmi me la sto tenendo bella stretta, perché sento proprio che è qualcosa che mi fa stare bene. Poi casa, loft. Il loft in quest'anno, ecco, forse per quanto riguarda il loft, quest'anno abbiamo raccolto, cioè praticamente l'anno scorso abbiamo seminato, invece quest'anno dall'inizio cos'è arrivato? Sono arrivate le tende, è arrivato tutto, tende, sedie, tavoli, la new entry sono i tavoli, meravigliosi, io stupendi, il piano è sempre di Cosentino come il top della cucina, abbiamo scelto un altro colore, un'altra texture, questa volta è un tipo questo grigio spatolato e ci sta molto bene in contrasto anche con la carta da parati che è di inchiostro bianco, meravigliosa ragazzi, carta da parati stupenda. Comunque, tornando ai tavoli, sono due tavoli da 110x120 che abbiamo fatto poi fare dal fabbro tutta la parte della struttura ed è un social table, significa che intorno a questa tavola ci stanno anche tipo due capotavola ed è proprio un tavolo che è pensato per accogliere persone. Ovviamente non è troppo social quando siamo soltanto io e Jimmy la sera, questo tavolo gigante, abbiamo pensato all'inizio di mangiare i due capitavoli, ma poi ho capito che non era troppo pratico, anche perché non abbiamo un trenino che serve il cibo intorno. Quindi vabbè, e il piano ovviamente essendo Decton significa che ci si può tagliare sopra, ci si può appoggiare alla padella calda, si pulisce facilmente, cioè è veramente meraviglioso come il piano cucina. E quindi questa è stata l'ultima new entry che ha completato tutto il piano terra del loft e l'ha reso la meraviglia che è, cioè io adoro stare qua, ci sono dei pro e dei contro, però mi piace tantissimo. Quindi siamo qui da un annetto e mezzo, voi se mi conoscete sapete che io al terzo anno divento insofferente verso lo spazio in cui abito, perché essendo abituata nella vita a cambiare casa ogni 3 anni, non so perché, ma io arrivo al terzo anno che odio tutto, quindi siamo a metà, speriamo che non succeda, perché sennò è un casino. Vabbè, comunque ne parleremo tra 2 capodanno. E poi di che cosa possiamo parlare? Le novità di quest'anno sono che ho imparato a truccarmi, ora non lo direste, è vero, lo so, ma magari metto qualche clip, perché una cosa che e grazie a Bloomwell, ma allora, qualcuno mi aveva anche scritto durante i video di Silviembre del tipo parli un pochino troppo di Bloomwell. La realtà è, ragazzi, che non posso non parlarne, cioè è talmente parte di quello in cui credo, in quello di cui faccio, di quello che qui sono, che non riesco a non parlarne perché l'ho creato io ed è una cosa in cui uno credo veramente e due che utilizzo veramente. E quindi non cioè è come non parlare di un pezzo di me, ok? Quindi mi dispiace se sembra che stia spiattellando lì e smarchettando Bloomwell ogni 3 minuti, però è come se io vi parlassi, non so, di Luna o della mia, cioè di un pezzo della mia vita e quindi ne fa parte, quindi cos'è? E comunque grazie a Bloomwell ho imparato a truccarmi perché abbiamo inserito tutto un percorso e o comunque anche dei tutorial, consigli beauty eccetera di make up e abbiamo una make up artist che mentre facevamo i video lei spiegava, io ero lì ad ascoltare e a monitorare le registrazioni, quindi ho imparato e applicato su me stessa e sono super fiera perché non so, cioè ho sempre visto il make up come qualcosa da fare per nascondere un difetto, nascondere questo, nascondere l'imperfezione, e io dicevo, no, ma io bene o male ho una pelle buona, non ho mai sofferto di acne, se non magari durante il cambio stagione, e quindi dicevo, no, io non mi trucco perché non ho da nascondere nulla, non voglio nascondere nulla, eccetera. Invece, grazie ai video, comunque dopo aver parlato con lei, ho proprio percepito questo utilizzo del make up per valorizzarsi e non per nascondersi,
ed è un messaggio che mi è piaciuto veramente tanto e che voglio darvi anche in questo video. Che ho fatto quest'anno? Nulla. È stato un anno molto introspettivo, se devo essere sincera. Mi sento molto più connessa con me stessa. Mi sento sempre in affanno sulla vita, sempre in ritardo, sempre che gli altri ce la fanno, io no, ma penso che questo sia comunque qualcosa di normale, si può dire, normale, non è normale, blah, blah, però si vede che non parlavo da tanto. Se comunque rifletto e dico ok, sì, in affanno, ma vai calmo, vai tranquilla, sono abbastanza soddisfatta di come è andato quest'anno. Per l'anno prossimo non ho grandi pretese, o comunque pretese, non ho grandi sogni, se non quello di andare in Thailandia a gennaio. Sì, infatti partiamo il 4 e stiamo via ben 20 giorni, meraviglioso. Facciamo un altro giro rispetto a quello che abbiamo fatto a gennaio di quest'anno, ma noi tendenzialmente al di fuori del lavoro non facciamo viaggi, cioè durante l'anno d'estate non andiamo in vacanza viaggiando, cioè andiamo da raggiungiamo i genitori, la famiglia di Jimmy al mare in Toscana o in montagna da lui, ma non facciamo dei viaggi per svago, se non per lavoro. Quindi il nostro unico viaggio lo facciamo a gennaio, perché a me piace svernare, io proprio il freddo, quindi a gennaio si parte e ritorniamo in Thailandia, facciamo un altro giro, facciamo Bangkok, Chiang Mai e Koh Samui. Fatemi sapere se ci siete mai state, datemi consigli. E invece quest'anno abbiamo fatto Bangkok, Krabi, Phi Islands e Phuket. Per quello stay tuned, perché potremmo avere dei consigli per voi, ma non vi dico niente. E oltre a quello, sarò sincera, non sono in una fase della mia vita in cui non riesco a vedere troppo oltre, sto facendo un po' passetto per passetto, cioè superare mese per mese, anche perché non voglio avere delle aspettative o delle pretese, dei sogni troppo grandi, cioè voglio imparare, ecco, una cosa che va è imparare a prenderla con un pochino più di calma. Mi sento sempre in ritardo, tanto che se penso, vediamo come dirla questa, se penso di inserire delle ulteriori cose nella mia vita, mi viene l'ansia. Cioè già sono in ritardo ora e arrivo alle 8 di sera che dico come già alle 8, in che senso, dov'è andato a finire il tempo? Che se dovessi pensare di aggiungere altre cose, no, vabbè. Quindi cioè, vorrei veramente riuscire a arrivare a fine giornata e dire ok, sì, sono le 8, ok, la giornata è passata, io ho avuto e ho rispettato un po' i ritmi della giornata, invece sono sempre e perennemente in ritardo. Forse, non lo so, cioè, questo appunto è il mio fioretto per l'anno prossimo, è cercare di stare un pochino più al passo, che sì, potrebbe anche significare fare meno cose, eh? Cioè non sto dicendo che devo essere più efficace, più più brava, più forte, più, magari è ridurre i carichi di lavoro, perché forse sono esagerati per il tempo che ho a disposizione, quindi anche prendere un pochino coscienza di tutte le cose che posso o posso non essere in grado di fare. Direi che ho parlato abbastanza. Che dite? Quindi vi chiedo se vi va di scrivermi qua nei commenti come è andata quest'anno, quali sono i vostri buoni propositi, aspettative, sogni, cosa succederà l'anno prossimo, e vi auguro delle meravigliose feste, un buonissimo inizio di anno, tanti auguri. Non so quando uscirà questo video, penso dopo Natale a questo punto. E basta, prometto, ecco il mio fioretto, e poi vi lascio per davvero, il mio fioretto per il prossimo anno sarà quello di vloggare molto di più, lo so,
Sono stata tremenda quest'ultimo anno e vi giuro, mi siete mancati tantissimo questa cosa. Cioè, io sono 15 minuti che parlo ininterrottamente. Questo video praticamente non sarà editato perché mi sono inceppata forse due volte, quindi ne avevo da dire. Ed è una cosa che mi rende veramente felice e mi piace, quindi non ha senso che io non la faccia. Basta. Tanti auguri! Ciao ciao! Ci vediamo al prossimo video!